Giacalone, una sconfitta dopo tanti risultati positivi, perfetti per 28 minuti, poi che cosa avete combinato? Non lo so, la squadra avversaria era una bella squadra, stavano organizzati, erano forti, il capitano ha fatto la differenza. Abbiamo cercato di impostare la partita in un certo modo, ma alla fine è andata diversamente, capita. Una partita dettata anche dagli episodi, diciamo che voi siete stati anche un po' sfortunati nelle circostanze, anche per i gol che hanno trovato loro. Primo tempo soprattutto, abbiamo creato un sacco di occasioni da gol, purtroppo il portiere loro ha fatto la differenza. Poi il secondo tempo, con il vantaggio loro ci siamo un pochettino abbassati, quindi poi la partita è andata come è andata. Ecco, però non siete sembrati, come dire, cattivi al punto giusto come vi abbiamo visto nelle ultime apparizioni? Sì, è stata una partita con sottotono rispetto alle ultime uscite. Può capitare, non si possono sicuramente vincere tutte le partite. Purtroppo ci dobbiamo rimboccare le maniche della settimana prossima, dobbiamo riprendere da dove abbiamo lasciato la settimana scorsa. Massimiliano Lanteri, una prima sconfitta dopo tanti risultati utili, per 28 minuti un grande Napoli Alpino, poi siete calati completamente nella ripresa. Sì, sembra che dopo il 2-0 come abbiamo calato, abbiamo levato la spina. Cioè, non lo so, se il primo tempo finiva con 3-4 col di scarto, probabilmente non avevamo rubato niente. Poi io l'avevo avvertito, ragazzi, lo Scafati comunque il gol te lo fa. E se non chiudi le partite con squadre del genere, anche se mancano magari qualche persona, qualche Mandragola, Esposito, loro hanno un buon roster, quindi il gol lo fanno. Però quello che non mi è piaciuto, probabilmente mi prendo io le colpe, è proprio l'atteggiamento che abbiamo avuto sul 2-0. Siamo entrati molli, il secondo tempo non eravamo il solito Napoli Alpino, non abbiamo giocato da Napoli Alpino, nel senso non attaccavamo più, eravamo passivi, abbiamo giocato solo i primi 5 minuti del primo tempo, abbiamo fatto qualche ripartenza fatta bene. Poi non abbiamo giocato qui lo Scafati ha meritato poi dopo il secondo tempo. Ecco, hai analizzato perfettamente la partita, mi hai risparmiato anche la critica perché quello che si è visto dagli spalti, un secondo tempo in cui non si è visto il Napoli Alpino dinamico come siamo stati abituati a vedere nelle ultime apparizioni, però c'è da dire che i gol dello Scafati sono stati anche abbastanza, come dire, rocamboleschi. Sì, sono stati rocamboleschi quelli che magari, ecco, anche gli episodi, magari lo facevamo noi rocambolesco e andavamo noi in vantaggio un'altra volta oppure ci mettevamo due gol di distacco era diversa, però proprio, potevamo anche vincere oggi la partita, ti dico la verità, ma se la vincevamo così ma facevo il secondo tempo non ero contento, ero più contento col Maddaluni quando la prendemmo la prima che vidi qualcosa di positivo. Oggi il secondo tempo è da cancellare, quindi probabilmente anche delle mie scelte che ho fatto in settimana, mi prendo anche io le colpe con qualche convocazione, magari c'era bisogno di persone di qualche calcettista un po' più di personalità. Però oggi hai lasciato Pullo e Sollo in tribuna. Mi riferisco proprio magari proprio a Sollo, a Pullo. Noi abbiamo delle regole all'interno dello spogliatoio, quindi magari si guarda anche l'allenamento. Non lo so, come si dice, la squadra che vince non si cambia, io l'ho cambiata e quindi mi è andata male. Però comunque ti può servire anche, tra virgolette, al tuo gruppo come bagno di umiltà, no? Quindi proprio per quello che è successo. Sì, probabilmente è questo. Io non penso che noi siamo rimasti, come sappiamo, tutti quanti parlavano della zona playoff, ma noi sappiamo bene cosa dobbiamo fare e cosa miriamo. Ma non solo i risultati delle altre squadre, noi sappiamo bene, è proprio l'atteggiamento della squadra. Cioè, noi siamo una squadra che dobbiamo attaccare, dobbiamo giocare, noi sempre la palla, noi invece siamo stati troppo passivi, tutto questo. Se noi siamo passivi perdiamo con tutti. Filippo Sansone, credo che tu sia talmente onesto da dire che non è stato il miglior Scafati oggi, però in una partita dove mancavano anche Esposito e Mandragora c'era bisogno prima di tutto di portare a casa i tre punti, però si è visto il carattere nella ripresa anche complice qualche gol rocambolesco. In ogni caso la tua squadra ha reagito dopo un primo tempo incolore. Prima di tutto devo fare i complimenti alla squadra del Napoli Alpino perché sicuramente in questi periodi sta giocando un buon calcio a 5. Noi diciamo che questi tre punti ce li siamo sudati solo nel secondo tempo, perché nel primo tempo non abbiamo giocato. Entrati negli spogliatoi ci siamo guardati in faccia dicendo o giochiamo da squadra, se no oggi usciremo sconfitti da questo campo. Si sono guardati in faccia e detto mister, vogliamo giocare da squadra. Il secondo tempo si è visto, due o tre azioni pregevoli per chi vedrà le immagini e vedrà i gol, sono state fatte cose che noi studiamo durante la settimana. Questo campionato è strano, è molto strano, perché una squadra come la nostra si trova in difficoltà soprattutto quando gioca con le squadre piccole. Oggi abbiamo imparato un'altra cosa, abbiamo imparato che negli ultimi minuti abbiamo iniziato a capire come fare la difesa quando ci attaccano e ci pressano, soprattutto quando siamo in vantaggio. Fino ad oggi non era mai successo che avevo visto la mia squadra in difesa a difendersi. Noi come indole abbiamo di attaccare sempre perché con l'attacco riusciamo a vincere partite.
C'è da dire, come ho sottolineato, che mancavano due pedine importanti, però è indubbio che lo Scafati vuole di più, può fare di più e può decisamente, deve assolutamente invertire la rotta a partire da questa partita per arrivare ai playoff. Sicuramente oggi il primo tempo abbiamo giocato veramente male. Ma ripeto, non è che noi abbiamo giocato male, è il Napoli Arpino che ci ha messo in difficoltà, veramente ci ha messo in grande difficoltà. Oggi ripartiamo con questa vittoria dopo la sconfitta con l'Alma Salerno della settimana scorsa e cerchiamo con tutte le nostre forze fino alla fine del campionato di arrivare in questi benedetti playoff. Sabato ci attende un'altra partita dura, quella con la Trillem Casavatore. Giocheremo in casa. Ecco, appunto, io so che il campo è squalificato, ti volevo chiedere, mi sembra per due giornate, ti volevo chiedere se è... a porte chiuse. Ah, porte chiuse, allora pensavo allora che fosse, avevo io un'informazione sbagliata, quindi giocherete in casa a porte chiuse. Sì, in casa a porte chiuse. Ci mancherà il nostro pubblico, anche sabato scorso è stato così numeroso. Purtroppo l'episodio che è successo sabato scorso, voglio, e ti chiedo questo permesso, Fabio, voglio scusarmi con il presidente Bianchini, Maurizio Canfora e tutti i giocatori dell'Alma Salerno per quello che è successo la settimana scorsa, perché sicuramente noi non ce l'avevamo con loro, ce l'avevamo con un arbitraggio che a tratti, chi ha visto le immagini della partita, è stato veramente, non diciamo come, però è stato molto male, hanno abitato molto male, però non, sono cose che non devono succedere e ribadisco le mie scuse a Giuseppe Mela, al presidente Bianchini e a tutta l'Alma Salerno.